Telespettatori di RTM, ben trovati ad una nuova puntata di Dixit. In questa trasmissione ci occuperemo di ambiente, di tutela dell'ambiente, un'ottica particolare dedicata all'Ascolano, al Piceno, ma ovviamente il tema è generale perché chiama in causa addirittura Bruxelles per le infrazioni che vengono fatte nel territorio. Presentiamo subito i nostri ospiti. Andiamo con l'onorevole Luciano Agostini. Sì, L'onorevole Agostini, ringraziamo di essere presente, di essere qui con noi a trattare di questo tema, autore di due interrogazioni parlamentari sullo scottante tema della carbon, e a fianco a lui abbiamo l'avvocato Francesco Ciabattoni, da sempre come avvocato, ma anche come cittadino, come presidente di associazioni, si batte per la tutela ambientale del territorio con un occhio particolare non soltanto alla carbon, ma anche alla discarica di Campolungo e al territorio in genere. Doveva essere presente insieme a noi anche il sindaco di Ascoli Castelli, ma ha avuto un contrattempo, è stato chiamato urgentemente a Roma e ha assicurato la presenza per le prossime trasmissioni. Apriamo il dibattito proprio con l'ambiente, con le emergenze del territorio. Le ho richiamate brevemente all'inizio della trasmissione, dicevamo della carbon, dicevamo della discarica di Campolungo, il dissesto idrogeologico del territorio. Onorevole Agostini, qual è la situazione del Piceno e delle Marche sotto questo punto di vista? ma la situazione del Piceno e delle Marche è una situazione, penso, paragonabile a molte altre parti d'Italia, nel senso che per quello che riguarda il dissesto idrogeologico, con il clima che è cambiato e con le opere dell'uomo non sempre, non solo e non sempre adatte a quelli che sono stati gli insediamenti, una urbanizzazione selvaggia in alcuni posti, in particolare la ristrettezza del terreno sulla costa che è stato occupato comunque comporta problemi molto, molto grandi e per questo diciamo, il governo sta cercando di predisporre, nell'ambito diciamo, anche delle ristrettezze finanziarie che vi sono, un grande progetto di riorganizzazione del territorio contro il dissesto idrogeologico e penso che anche le regioni debbano fare altrettanto, debbano dare priorità. Io credo che nel Piceno noi abbiamo poche ma significative emergenze ambientali. A partire dalla SGL Carbon, lei le ricordava, diciamo, è un terreno diciamo, su cui noi abbiamo sviluppato sia come partito che io nel ruolo che mi compete in questo momento alcune iniziative significative per arrivare rapidamente a bonificare quel sito sia dall'amianto che insiste su quell'area e sia per la bonifica generale del terreno. Ora mi pare che qui da questo punto di vista si sia preso un po' il percorso al contrario, si è partito da un progetto di urbanizzazione, di edilizia, abbastanza, come dire, molto molto sostenuto, 350.000 metri cubi hanno previsto, approvando con una procedura d'urgenza una variante al piano urbanistico per questa porzione di terreno, senza porsi ancora in maniera significativa il problema Della di bonifica del scioglimento, terreno. della bonifica. Ecco, proprio Poi vorrei. abbiamo altre Emergenze, cose, ecco. emergenze che diceva lei, non ultima, io metterei anche la questione di Reduce. Ecco, ci sono diverse emergenze, come detto, Avvocato Ciabattoni, in prima linea negli anni scorsi tutti la ricordano per l'impegno anti-inquinamento della carbon, per la discarica di Campolungo, insomma una situazione che può preoccupare quella del Piceno. Sì, preoccupante anche il tempo che si sta impiegando per intervenire su questi siti, che non sono siti di poco conto, sono siti in cui si sono sversati tonnellate e tonnellate di rifiuti. La discarica di Campolungo porta 350.000 metri cubi di rifiuti. La discarica poi che è stata fatta presso la SGL Carbon, ho qui la registrazione proprio di colui,
dell'operaio, il quale sversava ogni giorno, perché comandato dalla ditta ovviamente, circa 2 camion di rifiuti della SGL Carbon sulle sponde, quasi sulle sponde del fiume Tronto, 50 metri, creando quindi una montagna, una collina alta 40 metri circa, e questi rifiuti sono stati portati lì, 2 camion al giorno per 7-8 anni consecutivi. Cioè, voglio dire, calcolando i metri cubi di rifiuti che stanno depositati in quell'area, abbiamo una cosa, una massa enorme di rifiuti pericolosi. Ovviamente questa forse era questa dichiarazione in tribunale per poi essere verificata. Sì, no, questo è già stato oggetto anche di un articolo della giornalista Grazia Mandrelli sul Resto del Carlino. Dicevamo che queste cose devono essere poi approfondite e verificate in tribunale, ma dicevamo anche che il problema c'è, ovviamente questa bonifica che non parte, che preoccupa ovviamente tutti gli ascolani. Perché non parte questa bonifica, onorevole Agostini? Lei tra l'altro ha presentato diverse interrogazioni in Parlamento proprio su questo caso. Sì, io ho presentato le interrogazioni per chiedere appunto al Ministero dell'Ambiente un'ispezione per verificare le ragioni, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, per verificare le ragioni per cui si approva un progetto di grande sviluppo edilizio in questo momento, bloccando magari la edificazione per i prossimi 20 anni, cioè mettendo un monopolio su quell'area per una edificazione che bloccherà lo sviluppo edilizio del territorio almeno per 20 anni. Dall'altra, ancora dobbiamo passare alla caratterizzazione per fare quello che è indispensabile fare, cioè la bonifica del sito. Ora, tutti parlano si presentano progetti di sviluppo, tutti parlano in particolare di come utilizzare i 350.000 metri cubi di edilizia privata, poi ci sarebbe questo famoso centro tecnologico che si dovrebbe realizzare, ma ancora non si sa che cosa dovrebbe fare questo centro tecnologico. Io penso che sia assolutamente importante ragionare di innovazione e ricerca, ma finalizzata a qualcosa di specifico. In questo caso addirittura sono state tagliate fuori quelli che sono gli istituti principali della ricerca e dell'innovazione, sono le università, quindi non si sa di che cosa in quel contenitore di Villa Tofani, che tra l'altro la provincia ha riacquistato dalla società che aveva acquisito tutta la proprietà della SGLK. Io penso invece che noi dobbiamo partire da lì. Ma lì ci deve essere, diciamo, ed è impossibile oggi nascondersi dietro a una legislazione che non è adeguata, perché adesso la legislazione c'è una normativa europea che dice che chi inquina paga, e quindi si sa con precisione chi è che deve disinquinare, chi è il soggetto che deve bonificare, cioè il proprietario dell'area deve bonificare in virtù della normativa europea. Si parlava di lungaggini amministrative, nell'ultimo provvedimento che abbiamo approvato prima dell'estate sono state snellite con tempi certi anche la realizzazione dei progetti di bonifica, quali sono i soggetti che devono e in che tempi devono rilasciare le autorizzazioni per fare la bonifica, non manca nulla, non capisco perché non si faccia. Addirittura ci si nasconde dietro a una sentenza del TAR che annulla un'ordinanza del sindaco per fare la bonifica dell'amianto su quella che è la cosa più urgente e più pericolosa, tra l'altro, oltre tutto il resto, pericolosissima, perché se guardiamo le relazioni fatte dall'ASUR si evince in maniera netta la pericolosità in questo momento delle polveri volatili dell'amianto. Lì c'è un'ordinanza del sindaco da 5 giorni, il TAR invalida quella ordinanza perché 5 giorni sono troppo pochi, evidentemente, no? Per fare questa cosa, ma non è che il TAR dice che bisogna farla, dice che i 5 giorni erano troppo pochi e qui bisogna comunque procedere e procedere rapidamente. Ecco, su tutto sta calando una cortina pericolosa, cortina di silenzio. Noi abbiamo cercato, sia con le mie interrogazioni, il comitato con una raccolta di firme, altri soggetti anche politici, il mio partito in prima fila si è speso per dare
una eclatanza questa cosa che riguarda, diciamo, uno dei pezzi più importanti della città di Ascoli, e adesso piano piano sta scendendo una pericolosissima cortina di silenzio, e noi cercheremo di invece di riportarla al centro dell'opinione pubblica. Avvocato Ciabattoni, l'onorevole Agostini parlava di necessità urgente di bonifica e citava il principio del chi inquina paga. In questo caso è possibile attuarlo? Come stanno le cose dal punto di vista ovviamente anche giuridico, perché chiamano in causa responsabilità civili ma anche penali? Dunque, il principio del chi inquina paga è un principio che vige in tutto il mondo, non è soltanto un principio che vige in Europa. Quindi chi inquina paga significa che chi ha prodotto quell'inquinamento è responsabile del pagamento di quell'inquinamento. Ho sentito da qualche parte ventilare che invece qui, per quanto riguarda la situazione dell'SGL Carbon, dell'inquinamento che si è creato in quella zona, qualcuno mi ha ventilato che si cercherebbe un finanziamento pubblico per poter disinquinare. Questa è la cosa più sbagliata che esiste, perché ovviamente qui non deve essere Pantalone, cioè noi, a pagare per quel disinquinamento, ma deve essere chi ha causato quell'inquinamento, e questo deve essere chiaro. Vi è una direttiva comunitaria per questo, che è chiarissima, la direttiva 2004/35/CE, la quale stabilisce appunto che vi è un principio di responsabilità primaria, che chi inquina deve assolutamente... Quindi viene pagare. Chiamata in causa la SGL Carbon in primis. Esattamente. Ora, il problema qual è? Secondo il mio modesto punto di vista, che non so se è aggiornato, ma lo dico così come lo so. So che qui, dopo che la SGL Carbon ha venduto a una società privata l'area, si è anche premurata di acquisire una polizza fideiussoria nel caso in cui non ci fosse il pagamento dell'inquinamento da parte dell'acquirente. Ora mi risulta che la SGL Carbon, da un dato che ho qui, sia in liquidazione. Non so se è vero, questo dovrebbe essere verificato. Però io ho una lettera di un liquidatore che risponde come liquidatore della SGL Carbon SPA. Quando io ho chiesto un risarcimento per un mio cliente, mi ha risposto in tali sensi. Io dice: sono il liquidatore da febbraio del 2014 della SGL Carbon SPA. Ora, se è vero che la SGL Carbon SPA è in liquidazione, ovviamente la SGL Carbon SPA in liquidazione cesserà di esistere e quindi non sarà più in grado di assolvere, secondo il mio modesto parere, o potrebbe avere dei problemi per assolvere al pagamento di tutti quei milioni di euro che servono per disinquinare, e sono tanti. E in questo caso subentra la responsabilità del titolare dell'area, o potrebbero esserci dei... Allora subentrerebbe il discorso della responsabilità che potrebbe essere, diciamo, devoluta a colui che ha acquistato l'area. E colui che ha acquistato l'area però ce l'ha i fondi per poter disinquinare. Qui si parla di 20, 30, 40 mila milioni di euro, quindi in pratica di miliardi e miliardi delle vecchie lire. E non so se c'ha le garanzie giuste, ma comunque il comune di Ascoli Piceno, che è il titolare dell'operazione disinquinamento, quindi è il responsabile della pratica, è colui che gestisce tutto quanto quello che riguarda il disinquinamento di quest'area, dovrebbe premurarsi, dovrebbe garantirsi. Quindi dovrebbe quantomeno far girare la polizza fiduciaria che prima era stata fatta a garanzia della SGL Carbon, dovrebbe farla girare a vantaggio della collettività da parte di questa società privata acquirente. Cioè fare in modo che la collettività venisse garantita nel caso in cui non vi fosse una soluzione, non vi fosse il pagamento delle spese conseguenti al costo dell'inquinamento. Avvocato Ciabattoni, dobbiamo fermarci un attimo per la pausa, subito dopo in studio per la seconda parte di Dixit.